Abbiamo identificato delle giovani vittime di tratta che erano state sfruttate nell'ambito della prostituzione, delle ragazze nigeriane, ma si può trattare anche di persone che sono sfruttate nei saloni di massaggio, quello che si chiama la prostituzione indoor, o ancora nell'ambito dello sfruttamento lavorativo. In questo caso possono essere anche uomini, ragazzi, minori, sfruttati nella ristorazione, nel lavoro domestico, per esempio da famiglie di diplomatici. Si tratta di un fenomeno estremamente vario, ci vuole un approccio competente e specializzato per combatterlo. Delle vittime di tratta è in aumento, quasi raddoppiato rispetto al 2019. Abbiamo 207 nuove vittime di tratta identificate nel 2021 e globalmente quasi 500 vittime di tratta riconosciute e seguite dalle nostre quattro organizzazioni nel 2021. Le dimensioni sono probabilmente almeno due o tre volte più importanti dei numeri che noi abbiamo indicato. Parte positiva, nel senso che la nostra esperienza dimostra che per identificare le vittime di tratta bisogna mettere in piedi delle attività specifiche per le persone vittime di tratta potenziali. Nei cantoni dove ancora oggi non esistono dei servizi specializzati, i casi identificati sono vicini allo zero, non perché le vittime non ci siano, ma perché non si riesce ancora a identificarle. La Svizzera ha fatto alcuni passi negli ultimi anni, ci sono dei progressi anche significativi, ma bisogna fare un passo ulteriore. È in discussione il terzo piano d'azione nazionale contro la tratta, ci sono molti aspetti positivi e anche una volontà di indicare ai cantoni in modo più direttivo le misure da prendere in favore delle vittime. Bisogna offrire a queste persone un'accoglienza sicura, spesso ci sono dei problemi a livello della loro sicurezza e della loro protezione importanti, e poi un accompagnamento a livello medico, a livello giuridico, che copra i loro diversi bisogni. Le differenze sono enormi. In alcuni cantoni sono stati rilasciati quasi zero permessi di soggiorno delle persone vittime di tratta, allora che in altri cantoni abbiamo dei numeri molto più importanti. Il diritto di ottenere un permesso durante la procedura penale per partecipare e collaborare alla procedura penale è un diritto sancito dal diritto interno, ma anche dalle convenzioni internazionali che la Svizzera ha ratificato. È chiaro che senza questo lavoro di accompagnamento le persone non hanno accesso ai loro diritti, ai diritti che sono previsti dalle norme. Senza una volontà politica chiara di combattere contro la tratta, i casi non saranno mai identificati. La tratta esiste in Svizzera, non c'è nessuna ragione per cui un fenomeno criminale transnazionale dovrebbe non riguardare la Svizzera. Vediamo che ci sono ancora delle collaborazioni con alcuni servizi, con i sindacati o con l'ambito carcerario, che devono essere sviluppati e potrebbero permetterci di identificare più vittime. Credo che nessuno abbia voglia che questi gruppi criminali o questi individui si installino sul nostro territorio, ma per fare questo c'è bisogno di proteggere le vittime di questi reati in modo che possano anche collaborare con la giustizia nella prospettiva di smantellare questi gruppi criminali.